Era una calda giornata estiva e i due ragazzi si preparavano ad andare a pesca nelle mangrovie. Prima di uscire era stato detto loro di non allontanarsi e di tornare a casa prima che facesse buio. Ma l'oscurità piomba all'improvviso in quelle zone. I ragazzi vi si trovarono immersi e si resero conto di essersi perduti. Quello di cui non si accorsero nel cercare la strada di ritorno era che stavano spingendosi sempre più dentro le mangrovie. Le mangrovie, di cui avevano sentito parlare nei racconti sui coccodrilli, in grado di capovolgere le piccole imbarcazioni dei pirati che ancora vivevano nelle acque stagnanti. Sulle sabbie mobili e sui serpenti velenosi. E le anime smarrite che non erano mai più ritornate dalle mangrovie. Le mangrovie sono l'ambiente adatto per una appassionante avventura. Ma la verità sulle mangrovie può essere strana quanto una qualsiasi storia fantastica. Le mangrovie sono alberi ed arbusti che crescono in acque marine e questo sono in grado di farlo solo poche piante. Le 90 specie di mangrovie vivono soprattutto nei paesi tropicali e non hanno nulla in comune tra loro se non la capacità di vivere in acque marine. Qui, in Nuova Zelanda, nella zona più fredda dove riescono a vivere, cresce solo una specie, chiamata Avicinia, la quale forma una grande foresta nelle insenature settentrionali. Oltre a portare un tocco di tropico nel clima temperato della Nuova Zelanda, la mangrovia Avicinia presenta alcune caratteristiche di altre piante di questa parte del mondo. I piccoli fiori profumati attraggono una grande varietà di insetti e benché la frutta che cresce sia simile a delle succose pesche, attenzione, l'apparenza può ingannare. Quando cade, il seme può attecchire rapidamente in qualsiasi punto lo porti la marea. Nelle mangrovie tutto dipende dalla marea. Man mano che il seme si sposta verso un'ignota destinazione, passa su una delle principali fonti di cibo, le foglie di mangrovia. Le foglie sono insidiate da batteri e funghi che diventano il nutrimento di molti animali. Le foglie in decomposizione e le alghe che crescono in questa zona fanno sì che le mangrovie siano uno degli ambienti naturali più ricco che esista. Qualche volta si forma una melma ripugnante in fermentazione, ma questo brodo di coltura è l'abbondante cibo della mangrovia, in grado di nutrire molti esseri viventi. Mentre i granchi cercano il loro cibo, altri esseri viventi non possono farlo. Si affidano a quello che porta il flusso della marea e ad essa affidano i loro piccoli. L'emissione delle uova delle ostriche femmina è stimolata dall'alta temperatura dell'acqua. L'ostrica maschio contemporaneamente emette lo sperma, ma l'incontro tra quest'ultimo e l'uovo è casuale. Quindi entrambi sono prodotti in grande quantità.
Gli organismi che si trovano sulle ostriche approfittano di questa massiccia emissione. La piccola ostrica cerca un luogo solido al quale attaccarsi. Le mangrovie sono ricche di ostriche poiché vi è abbondanza di luoghi ai quali attaccarsi e questo è visibile man mano che la marea si abbassa. Questi sono i pneumatofori o radici aeree. Ogni albero di mangrovia ne produce a centinaia. Le vere radici sono immerse nel fango e quindi le radici aeree assorbono l'ossigeno necessario. Un altro modo per sopravvivere in queste difficili condizioni ambientali. Mentre alcuni vecchi pneumatofori sono utili solo alle ostriche, i nuovi prendono il loro posto per continuare a prelevare ossigeno. Le radici aeree intrappolano un collare di alghe marine galleggianti e anche dei sedimenti che scorrono con il fiume verso il mare. Le mangrovie fungono così da setaccio, proteggendo i molluschi. Con il calare della marea, la superficie che appare a fior d'acqua viene dal brodo di coltura che conferisce all'acqua il suo colore e dà nutrimento ad altri esseri viventi. Ogni foglia è un lautopasto per le lumache. Ce ne sono di molti tipi. La maggior parte si nutre dello stesso cibo, ma da diversi piatti. Con la bassa marea, la comune lumaca lascia la sua firma. L'anfibola respira e si nutre solo quando l'acqua retrocede. Ha un polmone, ma non ha branchie dentro il guscio. Dovrebbe essere chiamata la lumaca cercatrice d'oro per il modo in cui draga il fango, trattenendo il cibo e scartando i residui. Ancora delle tracce sul fango. Ma queste sono le uova lasciate dopo un incontro tra una coppia di lumache. Man mano che l'acqua retrocede, anche il martin pescatore approfitta delle mangrovie per catturare i granchi e nutrire i suoi piccoli. Sembra quasi che i granchi mangino il fango, ma in realtà stanno selezionando dei bocconcini prelibati dal brodo di coltura. La tana è il centro dell'esistenza del granchio. Dal foro si avventura in cerca di cibo. Ma basta un piccolo elemento di disturbo per dare l'impressione che sia tirato improvvisamente da una corda invisibile. In basso, dove il fango è più vischioso, i granchi sono più numerosi e non mancano i combattimenti. Per appianare una controversia, il granchio si alza fino a raggiungere 1,5 cm di altezza e mostra le sue chele. Ma se l'avversario non è intimorito, non resta che mettersi giù e combattere. Ma
ma i granchi spesso si accorgono che le distrazioni possono essere fatali. Ignara di quanto accade sul fango, la marea ritira la sua coltre d'acqua. L'estuario si svuota. La variazione del flusso d'acqua rimuove i semi appena attecchiti che galleggiano e poi muoiono. Queste strane piante, che crescono nelle situazioni più insolite, approfittano rapidamente di condizioni favorevoli al loro attecchimento. Persino nell'estuario dietro la palude, l'insenatura può creare in un anno le condizioni adatte alla produzione di semi. Le radici aeree sono poco utili se quelle vere sono a contatto con l'aria. Lontano da qui, dove il fango è stato portato via e i gabbiani mangiano tutto il cibo disponibile sulle distese di sabbia, non c'è posto per il seme di mangrovia. Lontano dal suo ambiente, un seme come questo ha poche possibilità di sopravvivere. In una giornata estiva, nelle spiagge della Nuova Zelanda settentrionale, lontano dalle loro dimore di fango, molti semi marciscono. Nessun uccello conosce meglio le mangrovie dei timidi rallidi fasciati. Al calare della marea si muovono sul fango e si cibano di piccoli granchi e lumache. Di rado si vede un animale il cui suono, come un ticchettio, si sente nelle mangrovie quando la marea è bassa. Il suono misterioso proviene dalla smisurata chela di un gambero di 3 centimetri che esce raramente dalla sua tana. Si incontra di rado una lumaca frettolosa. I buccini si danno molto da fare al sopraggiungere della marea, soprattutto se i loro sifoni ondeggianti sentono la presenza di pesci morti. Quando l'odore è forte, gli animali spazzini si muovono verso i pesci. Un mollusco morto è un ricco bocconcino. E mentre un granchio si unisce al banchetto, un altro è diventato esso stesso un cibo gustoso.
I buccini si fanno strada staccando la dura corazza. Anche se gli animali spazzini pensano ai resti lasciati dalla precedente marea, rimangono ancora del cibo e degli esseri che banchettano in questa estesa sala da pranzo costituita dalle mangrovie. La fresca acqua dell'oceano è spinta nei canali e sommerge gli alberi. Il ciclo ricomincia. I nuovi ospiti arrivati con la marea si riuniscono nei canali e aspettano che la distesa di fango sia inondata per iniziare ad andare in cerca di cibo. I giovani muggini dagli occhi gialli, a volte chiamati aringhe o spratti, si aggirano nello strato che ricopre tutto, ma a loro volta sono essi stessi il cibo per altri pesci più grossi. Ci sono vari tipi di cibo, digeriti da vari stomaci, nelle mangrovie. Un gambero femmina con le uova esce dal canale. I gamberi sono degli spazzini che si trovano bene qui, come d'altra parte anche i pesci che si nutrono di loro. Anche altre creature viventi escono dal canale. Le mangrovie sono un ambiente confortevole per le giovani passere di mare, a loro volta preda degli uccelli marini. Lontano, sulle dune di sabbia dietro l'estuario, vive una colonia della rondine di mare maggiore. Le rondini di mare si nutrono di vari tipi di pesce. Spesso si vedono tornare dalle mangrovie con prede più grandi dei loro piccoli. I granchi si danno da fare con qualsiasi tipo di marea, ma adesso è meglio che stiano allerta. L'airone bianco maggiore preferisce andare a caccia quando la marea si alza. I granchi si muovono velocemente, ma non abbastanza in fretta da sfuggire all'airone. La marea porta l'acqua dell'oceano ricca di plancton e molte creature immobili la setacciano e la filtrano man mano che avanza. E mentre i vermi tubicoli ostentano parti della loro bocca, i cirripedi si cibano di plancton. Le ostriche adesso si nutrono e lo stesso vale per i mitili e i cirripedi attaccati al guscio. Insieme formano una selva di bocche in attesa. In alto, la foresta di mangrovie è il nutrimento di altri animali. I più grandi affondano nel fango e si fanno strada tra gli alberi delle mangrovie. A
Alcuni agricoltori recintano le loro mangrovie, anche se tale iniziativa non è incoraggiata, ma il pascolo prolungato delle vacche può uccidere gli alberi. Il sopraggiungere della marea rimane il metodo più efficace per liberare le mangrovie dal bestiame. Le mangrovie stanno scomparendo in molte parti del mondo. Perfino nella Nuova Zelanda, in molti casi, hanno perso la battaglia per lo spazio. Sono scomparse sotto aeroporti, fattorie, discariche di rifiuti e autostrade. È difficile apprezzare il valore delle mangrovie. Le mangrovie hanno un ruolo essenziale nella difesa dell'ambiente naturale e delle coste. Esse controllano il defluire dei flussi d'acqua e dei sedimenti, fissano nitrogeno e producono ossigeno. Sono un prolifico vivaio di pesci e luogo di bellezza. Solo per coloro che le guardano da lontano rimarranno un luogo sgradevole, maleodorante e melmoso, dove di notte accadono fatti orribili. Ma al calare della notte le mangrovie non cambiano. Appaiono solo nuove facce, altre bocche. Molti pesci nascosti durante il giorno nel fango escono per cibarsi di plancton. Così come di notte cambia il nostro ritmo e decidiamo di cenare a casa o fuori, così gli abitanti delle mangrovie escono per mangiare o per essere mangiati.